L'Italia è l'antica terra del dubbio. Il dubbio è un gran scappafatica, direi quasi il vero padre del dolce fernet italiano. Sì, era questa la frase che stavo leggendo. Penso che ciò che è successo dopo sia, non so, strano. Cioè, studiavo storia, poi, boom, era lì, giuro. Starò sognando? Sì, no, forse? Ero di fronte a Massimo D'Azeglio. Buongiorno, volevate incontrarmi? No, cioè, sì. Non mi sembra di conoscervi, figliolo. Qual è il vostro nome? Skyler, però se volete, potete chiamarmi Sky. Nome insolito. Prego. Dunque, quali sono le vostre curiosità? Beh, volevo chiedervi, cos'è per voi la patria? No, Che singolare domanda. Cos'è? Una burla? no, 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 vi giuro, sono serio. È la terra dei padri, la nostra terra. Qualcosa per cui lottare, morire perfino. Ebbene, e per voi? Veramente, boh, cioè, non ci ho mai pensato. È una parola vecchia, non si usa più. Ai, amaro futuro, nella pace, quando lo straniero non calpesta la tua terra né la offende, patria diviene solo una parola vecchia da dimenticare. Non prendetela con me. Quando sono nato era già così. Che v'aspettate da me? Come mai potremmo dissertare di patria se neppure sapete cosa sia? Beh, già che ci sono, potrei imparare da voi, sapete. Noi studiamo storia a scuola, però, cioè, la studiamo solo per prendere un buon voto. La prof ci ha sempre detto d'appassionarci, però, dato che sono qui, il mio karma mi vorrà dire che devo imparare dalle basi, da voi. Mi sembrate provvisto di buona volontà. E giustamente codesto Karma. karma vi porta dinanzi all'illustre Massimo D'Azeglio, politico e patriota. Potreste annoiarvi, forse. Ma no, so che da giovane vi siete dato bagordi pure voi, siamo più simili di quanto pensate. In vero, è proprio così. Mi diede i bagordi, ma anche alla pittura, alla poesia. Scrissi perfino un poema cavalleresco. Vacca boia. Che è codesta parola? Non fateci caso, andate avanti. A scuola avrete certamente studiato lettere Fiera Mosca. Ebbene, l'ho scritto io. Veramente non l'ho mai, mai, mai. Mai sentito? No, 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 famosissimo, lo conosco, sì. Ah, che vi aspettate che vi racconti? Ho premura di occuparmi di alcune carte, il tempo stringe. Sì, ma fatemi un riassuntino, una sintesi, il bignami del D'Azeglio. Voi parlate strano. E sia, il D'Azeglio si riassume in tre parole. Sono patriota, antirepubblicano e un tantino anticlericale. Questa la so, le leggi Siccardi. E detesto essere interrotto. Dicevo, inseguo rettitudine e gentilezza, qualità somme in politica.
Anche la corona inglese ha apprezzato le mie doti. Ma non divaghiamo. Conosco la delusione. Che cosa va deluso? Qualcuno ha detto che siamo un'espressione geografica. Potevamo accettare di essere qualificati in siffatto modo? Questa l'ha detta l'austriaco. Ci avete preso, figliolo. L'onta del piede austriaco e l'arroganza transalpina ci hanno spinti a entrare in armi e a liberare il suolo patrio. Non è stata facile. Più di una guerra abbiamo combattuto. Ma quello che è successo dopo l'unificazione... Questa parola... Vi dà fastidio l'unificazione? Ah, non siate frettoloso! Può avermi dato fastidio l'impresa sacra dell'unificazione? Ma no, no! C'è tutto nelle mie questioni urgenti. Il libello sul mio pensiero politico. Leggetevelo e basta! Ma non potete farmi un riassuntino? Che è codesta pigrizia? In breve... Ho versato fiumi di inchiostro sul pericolo di una repubblica italiana. Coloro che cercano la repubblica, invece di andare avanti, vogliono tornare indietro. E quanto sono illusi quelli che parlano di democrazia! Aspettate, non vi piace né la repubblica né la democrazia? Mi piace, sì, ma è un'utopia. Una futura democrazia non può esistere. Sapete quando può esservi democrazia? Rispondete. Quando gli uomini sono liberi? Quando sono tutti uguali dinanzi alla legge. Il nostro statuto vuol farsene garante e ben venga. Ma quanto si riempiono le fauci, i grandi parlatori di democrazia. Piuttosto... Sono delatori di demagogia. Dover dirvi una cosetta. Beh, parlate. L'Italia è una repubblica dal 1946 ed è anche una democrazia. Ah, periglio. A meno che non siate stati molto più bravi di noi e di tutti questi parlatori al vento. Ma che? L'Italia è avvelenata dalla politica. Ci sono partiti e partitini. Partiti e partitini. E come dice mia madre, pure cambia casacca. Ai, serva Italia! Di dolore, ostello! Bella! Siete un gran poeta. E di Dante, somaro. Ma sì, certo, certo. E ditemi, cos'altro oltre che essere piena di parolai e di cambia casacche? Lasciamo stare, siete già troppo pallido. Ditemi, cosa ne avete fatto di questa patria? E riecco che dà la colpa a me. Allora, in Italia oggi c'è molta corruzione, la mafia, i portaborse, molti parolai e partiti e partitini, ma soprattutto tutti vogliono vincere le elezioni. E come non dimenticare i populisti. Insomma, è tutto sbagliato! Ci siamo consumati per niente! E questo è il rispetto che ci meritavamo noi, padri fondatori? Quanta boria e arroganza! Chi ha parlato? Guardate, sono qui. Sì, lo so, è straordinario anche questo. Ma ora chiudete le bocche e aprite le orecchie. Sono arci stufa di sentire parlare di padri fondatori, democrazia, repubblica, libertà, senza che si abbia la virtù più importante per poterne parlare. Quale? L'umiltà. Abbassa la cresta, Gazzeio. Siate coscienti di quanto sia importante un dialogo fra due età così diverse. Ma ora ditemi, cos'è la storia? Cosa sono io? La mia materia preferita. Ha ha ha. Che ridere. Ignoratelo.
Aha! Storia deriva dal greco historia e dal latino historia, che significa ricerca. Il più grande storico dell'antichità, Erodoto. Non ti ho chiesto una lezione da Zeio. Vai al dunque. Ogni azione umana, del singolo o collettiva, tende a un fine supremo. Il tuo, qual è stato? Beh, ho lottato perché la nazione fosse liberata. Tu sei stato quello della cospirazione alla luce del sole. Certamente, anche se pare una contraddizione in termini. Fatta l'Italia, bisogna fare gli italiani, hai detto. Sei stato un esponente dei moderati liberali. A creduto in una pace unita, monarchica. Ebbene, ciò che ti aspettavi si è avverato. Ma come puoi illuderti che queste fondamenta avrebbero retto nel tempo? Il tuo re è stato retto e degno. Ma come puoi pensare che i suoi discendenti sarebbero stati buoni sovrani? Come puoi lamentare che gli uomini del futuro abbiano scelto la Repubblica? Invero io inorridisco dinanzi a ciò. Invece è stata una cosa bellissima e fighissima. E poi la Repubblica è stata scelta perché il nipotino del suo re ne ha fatta una grossa. E che può aver fatto di così grave? Ha affidato la patria a un dittatore. Signora Storia, vorrei aggiungere che la mia generazione con questo casino non c'entra proprio nulla. Eh no, anche tu sbagli. Ti illudi di poterti cullare nel tuo nichilismo. Cosa? Oh, santa pazienza. Mi spiego. Voi giovani dite, io non c'entro nulla, e poi, io non posso far nulla, e poi, tanto non c'è futuro. E poi la politica fa schifo. E invece potete come? Potete tutto! Avete il sacrosanto dovere di fare. E da che parte incominciamo? Dai libri, dallo studio. Lo studio è necessario. Prima la scuola e poi l'università. E poi viaggiare, osservare, guardare, spaziare. La conoscenza è l'arma perfetta per affrontare il caos. Ma studiare è noioso, pesante, lento. Riconquistate la lentezza. Scoprite quanto può essere bello il silenzio. Imparate dal passato, imparate anche da Zeio. Apprezzate la carta, voltate le pagine. E poi quando vi annoia, navigate in rete. Sappiate cercare. Documentatevi, come dicono i vostri prof. E poi cercate dentro di voi un senso critico. Beh, di criticare, critichiamo già abbastanza. È legittimo solo se c'è conoscenza. Se siete padroni di quello che discutete. E per essere padroni bisogna studiare. Sapere. Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. Bravo giovanotto! Ora è tempo che questa farsa si riveli per quel che è. Importante che abbia gettato un seme. Fate buon uso di questo incontro. Sentite questa musica? La sento. Sì.